Lo spazio è la nostra immensa casa, affascinante ma per molti versi spaventosa. Non credo che la mente umana sia in grado di concepire la reale grandezza dello spazio visibile, eppure non siamo ancora sicuri che abbia una fine. Possiamo solo immaginare cosa si nasconda in questa infinita distesa di stelle. Alcune persone hanno avuto la possibilità di fare un viaggio oltre la Terra, ma sono rimaste relativamente vicine al nostro pianeta, pur essendo a migliaia di chilometri di distanza. Gli astronauti sono persone addestrate molto duramente e testate sia psicologicamente che fisicamente. Solo i più coraggiosi e forti hanno poi la possibilità di partire. Queste stesse persone negli anni hanno fatto dichiarazioni scioccanti e terrificanti rispetto a quanto hanno visto o vissuto. Sono le uniche ad aver fatto questa esperienza e sono state preparate bene prima di affrontarla, quindi non possiamo far altro che fidarci e ascoltare quello che hanno da dire. Immaginate di essere soli in una minuscola navicella spaziale. È la prima volta che siete lassù, nella solitudine più totale dello spazio infinito. Poi all'improvviso dall'esterno della navicella sentite bussare. È quello che è accaduto a Yang Li Wei, il primo uomo cinese nello spazio. Era il 16 ottobre del 2003 e si trovava a bordo dello Shenzhou 5. Il suono che avvertì era simile al rumore di un oggetto di legno che sbatte contro il ferro. L'uomo dichiarò che non proveniva né dall'esterno né dall'interno dell'astronave. Naturalmente si spaventò un po' e diede un'occhiata all'oblò, ma non riuscì a trovare alcuna spiegazione. Non è stato in grado di capire cosa fosse né nello spazio né dopo essere tornato sulla Terra. Ha anche provato a ricreare il suono una volta a casa, in modo che gli esperti potessero aiutarlo a identificarlo, ma non ci riuscì. Niente era simile a quello che sentì quel giorno. Cos'era quel rumore? Possibile che qualcuno o qualcosa abbia effettivamente bussato? Il suo collega Wei Seng So, però, prova a dare una spiegazione diversa. Suggerisce che potrebbe essere stato il risultato dell'espansione o della contrazione dell'astronave. Questo perché la temperatura dell'esterno può cambiare drasticamente. Secondo i media cinesi, il suono è stato sentito anche dai successivi astronauti nelle missioni del 2005 e del 2008. Yang però aveva avvertito i suoi successori in modo che non venissero colti alla sprovvista e non si preoccupassero come aveva fatto lui. Quindi, sebbene inspiegabile, ora lui stesso lo considera un fenomeno normale. Nel lontano 1969, gli astronauti dell'Apollo 10 iniziarono improvvisamente a sentire della strana musica nelle loro cuffie. Thomas Stafford, Eugene Cernan e John Young si trovavano nel lato oscuro della Luna, dove i contatti con la NASA non erano disponibili. Stavano fotografando i crateri quando dal nulla iniziarono a sentire una strana musica che durò per circa un'ora. Ne erano spaventati, ma anche affascinati, e battezzarono il fenomeno come la prima musica spaziale. Solo qualche anno fa, la NASA ha reso pubbliche le registrazioni. Ecco quello che sentirono. Questo fenomeno non ha ancora avuto una spiegazione scientifica certa. Tuttavia, molti ritengono che si trattasse di interferenze delle onde radio di altre astronavi. Qualsiasi sia la verità, di certo non deve essere piacevole essere interrotti da un suono estraneo mentre sei sulla Luna. L'astronauta russo Vladimir Kovalenok ha passato 217 giorni della sua vita nello spazio. Nel maggio del 1981, guardando fuori dall'oblò, vide qualcosa di inspiegabile. Durante una missione raccontò che stava attraversando l'area del Sudafrica, muovendosi in direzione dell'Oceano Indiano. Lui e i suoi colleghi stavano facendo esercizi di ginnastica, fino a quando Vladimir guardò fuori dall'oblò e vide qualcosa che andava contro ogni legge della fisica. Un oggetto di forma ellittica sembrava muoversi verso di loro. Chiamò quindi il suo collega Victor per dare un'occhiata e scattare una fotografia, ma improvvisamente l'oggetto esplose in una luce dorata. Dopo uno o due secondi avvenne un'altra esplosione, dove apparirono due bellissime sfere e un fumo bianco. L'uomo inoltre dichiarò quanto segue.
È difficile determinare la grandezza di un oggetto nello spazio. Per questo non posso dire con certezza quanto fosse grande. Per un bel po' la stampa sovietica parlò di questo evento, ma principalmente lo fece per criticarlo. Tuttavia l'uomo sostiene di essere sicuro di ciò che ha visto. Anzi, aggiunge di non credere quando gli altri astronauti dicono di non aver mai visto niente di straordinario nello spazio. Adesso però preparatevi, perché iniziamo con le cose davvero terrificanti. Da alcune testimonianze degli astronauti, capiamo che quando si trovano nello spazio, i loro sensi sembrano trasformarsi. Alcuni di loro hanno vissuto esperienze misteriose, a volte paranormali, o addirittura mistiche. Quando episodi del genere cominciarono ad accadere sempre più spesso, gli scienziati avviarono uno studio per capire questo fenomeno inspiegabile. Ipotizzarono che potesse dipendere dall'influenza delle radiazioni cosmiche o dall'assenza di gravità. Niente di certo, gli unici dati che abbiamo sono alcune esperienze davvero da brividi. Oggi voglio raccontarvi quelle di Vladislav Volkov. L'uomo fece due missioni nello spazio, una più terrificante dell'altra. Dopo il primo viaggio condivise la sua esperienza con un gruppo ristretto di amici. Raccontò di una forza potentissima che si impossessò della sua mente. Lo riportò ai ricordi di infanzia e alla casa dove aveva vissuto. Si appuntò tutto quanto e lo mandò agli amici per condividere tutto. L'esperienza gli permise addirittura di sentire abbaiare il cane che aveva da piccolo. Ma non è tutto. Sentite questa sua citazione che ho trovato sul web. Sembrava che l'universo mi stesse parlando. E mi misi a piangere come un bambino. Non si può spiegare un'esperienza del genere a chi non l'ha vissuta. Mi hanno riportato anche ai tempi dei dinosauri. Ho sentito suoni e percepito sensazioni reali. A quanto pare, queste esperienze portarono Volkov ad una depressione profonda. Comunque nel 1971 partecipò alla sua seconda e ultima missione. Purtroppo, durante la fase di rientro ci fu un'improvvisa perdita di pressione e l'intero equipaggio morì per ipossia. Nel 1967 nemmeno l'astronauta russo Vladimir Komarov riuscì a tornare vivo sulla Terra. Era una cosa che sospettava dal momento in cui aveva accettato di essere l'unico pilota della missione che stava per affrontare. Durante la fase di rientro la sua navicella ebbe un malfunzionamento e a quel punto era già cosciente del fatto che sarebbe morto. Le ultime cose che uscirono dalla sua bocca furono urla e parole di rabbia. Nelle sue ultime parole, che sono state decifrate, disse qualcosa di terrificante. «Il calore sta crescendo nella capsula. Mi avete ucciso». Sono sicuro che tutti voi avete sentito almeno una volta il nome Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna. È conosciuto soprattutto per questo, ma non appena arrivato ha avuto qualcosa di davvero terrificante da dire. Lo disse una sola volta e non ne parlò mai più per il resto della sua vita. Preparatevi. Secondo Maurice Chatelain, l'ex capo dei sistemi di comunicazione della NASA, in una trasmissione segreta si potevano sentire le prime parole di Neil non appena atterrò sulla Luna. Disse: «Oddio, non ci crederete mai. Vi dico che ci sono altre navicelle lì fuori. Sono allineate dall'altra parte del cratere. Sono sulla Luna e ci stanno guardando». Queste parole non vennero trasmesse in diretta perché a quanto pare la trasmissione cadde per 2 minuti. Armstrong non parlò davvero mai più di questa cosa, anche se alcune fonti attendibili ritengono che questo sia proprio ciò che ha detto. Qualcosa di strano e sconosciuto lì fuori c'è per forza, è un dato logico, matematico. Ma di cosa si tratta? Sono infinite le cose che non conosciamo e che non conosceremo mai riguardo allo spazio. Ma arrivati a questo punto è arrivato il momento di farvi una domanda. Secondo voi, c'è vita fuori dal nostro pianeta? E se sì, come pensate possano essere queste forme di vita? Dopo essermi informato per questo video, ho come la sensazione che molti astronauti abbiano visto o vissuto delle cose che non sono autorizzati a dirci. Fatemi sapere se sono l'unico a pensarla così oppure ci avete pensato anche voi.
Questo per oggi era tutto ciò di spaventoso e misterioso che sono riuscito a trovare. Spero che vi sia piaciuto e, come al solito, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.